Allora, come annunciato in precedenza, abbiamo il collegamento telefonico, una voce nota di Radio Roma Futura, perché insomma è un amico, un sostenitore, insomma è stato anche opinionista, ma non di politica, ma di calcio, perché il calcio è una sua grande passione, però la sua grande passione è quella di diciamo servire civicamente il suo territorio dove è nato e cresciuto. E quindi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico Alessandro Rosi. Ciao Alessandro, come stai? Salve a tutti. Allora, come annunciato in precedenza, Alessandro Rosi è il candidato per il Partito Democratico, il centrosinistra, alla presidenza del municipio Roma 5, candidato che troverete scritto il nome e i partiti che lo sostengono sulla scheda rosa, che potete appunto votare domenica 5 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Alessandro, io parto subito con una domanda a bruciapelo. Questo è stato insomma un municipio che ha avuto anche, diciamo, è stato uno dei municipi accorpati, quindi la difficoltà del ricucire e dell'amalgamare un tessuto sociale ce l'avete avuto. I problemi sociali sono sfociati in tanti quartieri, però la mano e la faccia dell'amministrazione precedente c'è sempre stata. Pensi che oltre i risultati raggiunti in precedenza, se sarai eletto, potrai fare altre cose su questo tipo di argomento, che è un argomento importante per la qualità della vita dei cittadini, cioè il sociale? Allora, sicuramente le attività delle politiche sociali, che sono l'attività maggiormente decentrata al municipio attualmente, sono un punto di vista fondamentale per chi governa un pezzo della città di Roma, perché appunto riguardano la fascia del più debole, chi sta in difficoltà, chi ha una fragilità e chi non solo non riesce con le proprie forze a battersi, ma cerca un aiuto. L'aiuto delle istituzioni deve esserci sempre, e noi su quello dobbiamo innanzitutto avere un'attenzione, su chi è più debole, perché è un po' un punto di vista della nostra storia, quello di misurare il valore di una società su chi sta più in difficoltà. E quindi questo è un punto di vista che noi ci dobbiamo portare sempre in mente e portarlo avanti nel futuro. E in questo municipio abbiamo fatto una cosa che nel resto della città non sempre è riuscita, cioè quella di garantire in tutti e tre anni, in tutte le difficoltà che ci sono state, non solo una continuità di servizi, ma l'apertura di tre nuovi servizi, quindi un rafforzamento della rete. In più, tutto questo facendolo con grande trasparenza, senza essere toccati dalle inchieste di Mafia Capitale, che non è stato scontato, perché nel resto della città invece si è diffusa e radicata, come si è letto sui giornali. In più abbiamo fatto 52 servizi che sono attivi attualmente, tutti assegnati attraverso bandi pubblici, che sono stati sottoposti a un controllo preventivo da parte dell'autorità giudiziaria e anche un controllo successivo. Quindi una grande operazione di trasparenza, dimostrando che si può amministrare onestamente, si può fare bene, si può fare anche ciò che nel resto della città non si è riuscito a fare. Quindi questa è una cosa che ha funzionato molto bene dell'amministrazione di Valmieri e che noi dobbiamo prendere l'esempio e portare para nel futuro. Senti, invece, per quanto riguarda un altro problema annoso che riguarda il municipio, perché poi un municipio, come abbiamo detto già dall'inizio della trasmissione, abbastanza particolare, perché da Porta Maggiore, da dove cominciano la via Casilina, anzi la vecchia via Labigana e la via Prenestina, arriva fino alla Rustica. Sui trasporti, certo che la metro C è stato un evento rivoluzionario in questi tre anni, ma ci sono altre cose che potresti anche mettere in campo? E poi ti chiedo, la metro C oggi è un servizio che si dà ai cittadini del municipio ancora poco usufruito, perché non arriva fino a San Giovanni, o perché gli abitanti del quinto municipio non la sentono ancora propria? Allora, la metro C è stata un'opera importante, una infrastruttura viaria significativa del nostro municipio, che però
prevalentemente serve il municipio a fianco, cioè il Sesto, che lo collega alle zone centrali e le aiuta ad avere un flusso quotidiano dinamico. Per noi quindi fino al collegamento a San Giovanni è un collegamento che è ancora residuale, che non ha quella centralità che sicuramente avrà una volta completata la tratta, magari anche quando, ancora di più quando arriverà ad Ottaviano. Però finora, quindi noi però le piazze collegate ai lavori della metro C l'abbiamo restituita alla cittadinanza, l'infrastruttura c'è, ora il passaggio successivo è quello di razionalizzare la rete di trasporto, cioè le due tranvie, quella su via Casilina che va potenziata allineandola alla stazione, il capolinea alla stazione metro C di Parco di Centocelle, sì. E magari vi lascio una suggestione: portare dai Laziali in testa a Termini invece che alla stazione dei Laziali, e poi una tranvia più rapida, e si può fare, il progetto già è stato messo in campo, già sono stati fatti gli atti di programmazione per rendere più rapida e con semafori intelligenti la tranvia di via Prenestina, facendo guadagnare nella tratta Quarticciolo Termini 10 minuti, e quindi quello lì va solo installato il sistema di intelligente semaforico, e quindi è già possibile farlo, e in più razionalizzando una rete di trasporto che riesca a valorizzare il più possibile tutte le piccole grandi bellezze e qualità che ci sono nei nostri quartieri, dal Parco di Centocelle al Parco Archeologico della Mistica ad attività imprenditoriali di rilievo. Noi abbiamo locali che partono dagli Stati Uniti per venire a usufruirne e che magari sono poco conosciuti invece alla cittadinanza qui locale, o grandi tutte queste interconnessioni, anche rafforzandole ai grandi servizi culturali. Io penso il cinema L'Aquila, che possiamo riaprire a breve, la biblioteca di Piazza della Maranella, che ci ha avuto già tutti gli atti di programmazione fatti e che può diventare realtà con un piccolo sforzo da parte delle biblioteche di Roma, al teatro di Quarticciolo, che già ha avuto l'assegnazione della nuova direzione artistica e da settembre potrà riattivare la programmazione in modo ordinario. Quindi tutte piccole ricchezze che ci sono, con alcune anche servizi sociali erogati da noi. Certo. Ne cito uno per dare il senso di un welfare avanzato che è presente nel nostro territorio, che è la Casa per lo Sviluppo dell'Autonomia dei Ragazzi Disabili, che è un luogo dove i ragazzi che hanno soprattutto una disabilità mentale possono acquisire piccoli gesti di vita indipendente, fino ad imparare a stare 3 o 4 giorni lontano dai propri genitori, che può essere una conquista di anni di lavoro e che non tutti possono permettersi senza un supporto dell'amministrazione pubblica. Quindi tutte queste ricchezze vanno valorizzate, messe in rete, essere facilmente fruibili attraverso un'evoluta rete di trasporto. Ecco, questa è veramente una cosa importante. Hai parlato di tutte queste cose molto, diciamo, non molto, dico tutte queste attività che sono anche in parte imprenditoriali, ma in grandissima parte culturali. E poi il grande rapporto che c'è tra il cittadino dei quartieri che rappresentano il Municipio 5 e la propria storia, i propri monumenti, la propria cultura. Secondo te è possibile metterli finalmente in rete, quindi mettere da Porta Maggiore al Parco di Centocelle tutta una serie di cose che esistono? L'altro giorno Mauro Alosti su questi microfoni ci diceva che il patrimonio culturale e archeologico del Municipio 5 è secondo solo al centro storico della città di Roma. Sì, se si sommano la parte monumentale e la parte architettonica, senza dubbio ce la battiamo con tutto il resto della città. Ovviamente il centro storico, certo, è una ricchezza tale, certo, per cui diventa una cosa ineguagliabile. Però a parte quello, noi abbiamo tutte le caratteristiche proprio per trasformare il nostro municipio in un museo a cielo aperto. Senza dubbio il Parco di Centocelle, ma il Parco Archeologico della Mistica ha le stesse caratteristiche, il mausoleo di Santa Elena, le catacombe di San Marcellino. Ci sono tutta una serie di attrazioni museali già realizzate,
che devono solo essere aperti con più sistematicità. La via Francigena è un'altra ricchezza che ci attraversa e che ci è stata finanziata un progetto regionale di valorizzazione. Quindi diciamo già gli ingredienti ci sono tutti, dobbiamo solo sentirli più nostri e viverli un po' di più. Senti Alessandro, c'hai un po' di, come dire, di sentore in questa campagna elettorale che il cittadino romano è, insomma, è abbastanza stanco di quello che è successo con Alemanno, con Marino e vuole non andare a votare? O pensi che con l'avvicinarsi della data del voto prende coscienza che per amministrare e gestire questa grande città e anche i propri interessi come miglioramento della qualità della vita c'è bisogno di andare domenica a esprimere il proprio voto? Io penso che nella cittadinanza c'è giustamente una delusione molto grande. Viste le cattive gestioni della destra, si pensava 3 anni fa a un grande riscatto del centrosinistra che non c'è stato. Ma in realtà, girando per i quartieri, la vera sofferenza che io vedo nei militanti, ma anche nei cittadini, è quella che la politica ha tradito la madre di tutte le battaglie, cioè assecondare i cittadini di buona volontà nelle battaglie contro le piccole e grandi ingiustizie della città. E su quello noi dobbiamo ricostruire un rapporto, riattivando questo percorso. Io penso che ci sono gli ingredienti per un riscatto della nostra comunità e dei nostri quartieri che possono far ritornare la politica, quella buona, a esercitare, e perché di fatto non è nient'altro che la vita nella città. Questo è veramente importante. Allora, Alessandro, ti lasciamo che hai un impegno elettorale in questo momento, sono anche arrivate le 21. Sì. Io vi ricordo che domenica 5 giugno dalle 7 alle 23 per tutti gli abitanti del municipio 5 potete votare sulla scheda rosa Alessandro Rosi alla presidenza del municipio, barrando il simbolo di uno dei partiti che lo sostiene, per esempio il Partito Democratico o la lista civica per Giachetti, oppure anche barrando il nome di Alessandro Rosi che è scritto sulla scheda. Quindi noi ti auguriamo un grande in bocca al lupo Alessandro. Grazie mille. E speriamo che vada tutto bene, poi ci risentiamo per commentare i risultati che avverranno domenica. Bene, ci sentiamo presto, grazie mille. Ciao, un abbraccio, saluto in bocca al lupo. Ciao, a presto. Bene, grazie ad Alessandro Rosi, era l'ultimo collegamento che facciamo della serata per quanto riguarda Centocelle Rock and Roll, Centocelle inteso come appunto il quartiere che sta nel cuore del municipio Roma 5. Abbiamo lasciato sul nome di Centocelle, che è conosciuto da diversi secoli in quanto deriva da Centum Celae, una cittadella militare fatta costruita dall'imperatore Costantino I, dove trovano alloggio 100 dei migliori cavalieri della Guardia Imperiale, gli Equites Singulares Augusti e i loro cavalli. Mentre la via di Centocelle, estrema al quartiere prenestino Centocelle, si trova sul lato sud della via Casilina, a fare da confine dai quartieri Tuscolano e Don Bosco, l'odonomastica di zona è essenzialmente a tema botanico. E infatti proprio questo è uno delle caratteristiche di Centocelle. Il prenestino labigano, entrando nel discorso della toponomastica che facevamo domenica nell'altra trasmissione che abbiamo condotto, lo porta appunto a essere il quartiere numero 19 e che appunto non solo rappresenta Centocelle, ma rappresenta anche altri poi posti del che vengono denominati appunto di questo quartiere. È importante ricordare nella propria storia che vi risiede un antico forte militare, il Forte Prenestina, costruito ben nel 1884, e che durante l'occupazione tedesca il quartiere era una delle basi della banda partigiana del Gobbo del Quarticciolo. Questo è molto importante, i siti archeologici ne abbiamo parlato, l'acquedotto alessandrino è quello che ne fa proprio da cornice. Attenzione, perché il municipio 5 però ha anche un'altra parte rock and roll, vorremmo dire, che è il Prenestino Labigano,
Il Prenestino Labigano è sostanzialmente adiacente al Prenestino, ma più antico al Prenestino Centocelle, perché